Buonasera. Buonasera, buonasera. 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 Oh, guarda che bello. Lo studio di Milano, eccoci di nuovo qui. Che meraviglia, eh? I nostri studi milanesi. Pubblico caldo. Sì. Sì. Anche se poi anche tu hai notato la stessa cosa venendo a Milano? Si è messo un bel freschino. Si è messo un bel freschino. Diciamo che però è il tempo suo, eh. Sì, però non è detto, perché tipo la settimana scorsa ancora facevano il bagno, c'era gente al mare. Eh sì, ma non è normale, poi te la fa scontare. Quando fai la valigia non sai mai che cosa metti. È vero, infatti io mi vesto a cipolla sempre. Io ad aglio. Si sente anche qualche volte. Come si dice, non esiste più la mezza stagione. È vero, sai? È vero. Questa cosa non l'avevo mai sentita. Sì. Si passa dal freddo, freddo, a quel caldo che veramente non si... Che poi il freddo ci sta, uno si copre, lo sopporta. Certo. Sai cos'è che ti frega? L'umido. Quell'umidità che ti entra nelle ossa, che ti fa male, okay. Mamma mia. Anche il caldo, bravo. Se è secco lo sopporti. Esattamente. Ma quando è umido, quell'umidità che ti entra nelle ossa, è impossibile, è insopportabile. E poi una volta c'erano i temporali, adesso solo bombe d'acqua. È vero. Che poi non puliscono mai i tombini e nelle città c'è sempre, si allagano tutte e allagandosi arriva quell'umidità che è terribile, che ti entra nelle ossa. Poi veramente, e se vai in montagna, lo stesso, vai in montagna, ecco, meno 50, no, tranquillo, ma poi in estate. Parlavi di città, no? Sì. Prendi Roma, no? Sì. E i tombini, e i topi, e i gabbiani, e i cinghiali, te li trovi per strada. Uno sotto casa mia ha aperto un bar. Ci sanno fare bene anche loro, ormai. E poi tutti parlano, ho lasciato la mamma mia. C'è una piccola confusione. È così. Ma una cosa, sì. Scusami, sì. È stato già detto si stava meglio quando si stava peggio? Stava meglio quando si... No. Allora lo dico, si stava meglio quando si stava peggio. Sì. Tira più un pelo... Comunque... C'è da dire una cosa fondamentale, veramente, del nostro paese. Sì. L'Italia è tutta bella. Tutta bella. Sai qual è un merito, almeno, di questa pandemia? Quale? È che stiamo riscoprendo il nostro paese. È vero. Prendi, ad esempio, Venezia. Venezia è unica. Come triste Venezia. Perché non hai mai visto Mestre. Beh, però c'è un nesso fra le due città, perché c'è un qualche cosa che secondo me accomuna Mestre a Venezia. Credo di averlo intuito. Sai che cos'è? Sì. L'umido. Quell'umidità, mamma mia, che ti entra nelle ossa. Allora uno se ne sta tutto il giorno a casa a guardare la televisione. Certo, la televisione, che poi non c'è più la televisione di una volta. Era una televisione pulita, sobria, niente volgarità, niente parolacce, cazzo. Ma è così, infatti, è così, hai detto bene, questa volgarità è possibile. Una volta, dico, c'era il varietà. Il varietà, adesso nessuno lo sa fare più. Nessuno più. E infatti a che cosa siamo ridotti oggi? A Fazio. Lo so. Però devo dirlo onestamente, che Fazio è un bel animale da palcoscenico. Animale da palcoscenico non è proprio, non si addice molto a Fazio. Fazio è un bel animale da televisione, dai. Non si dice come modo di dire, non si dice animale da televisione. Fazio è un bel animale. Questo siamo... Fazio è un animale. Il Fazio è uno degli esemplari più pregiati
del Parco Nazionale della RAI. Classificato nella categoria dei baudi, si differisce dal gemello Conti per il colore della pelle, Cenerina per il Conti dal pallore lunare per il fazio. Esiste infatti un fazio crescente e un fazio calante. Il fazio è un esemplare assai ambito dalle reti dei predatori, ma è sempre sfuggito ad esse grazie ad un astuto cambio di rete. Il fazio è molto sensibile alle condizioni meteo, tanto che la sua capacità di riprodursi dipende molto da che tempo che fa. Appollaiata nel nido del fazio troviamo spesso una curiosa donnola dal pelo irsuto, denominata Litizettas arrapatas. Dal temperamento focoso e peperino, questo mammifero crea spesso scompiglio nel nido di fazio. La sua irruenza ormonale, infatti, raggela spesso il fazio e soprattutto il suo Walter. Un'altra abituale frequentatrice della tana del fazio è una graziosa talpa dal pelo fulvo, definita Filippa Staticas. Questo curioso esemplare si ravviva solo per pochi istanti annunciando gli altri ospiti del parco, per poi cadere in letargo per tutto il resto dell'anno. Il fazio spicca per la sua bontà, familiarizzando con ogni altro animale del parco: scoiattolo, lupo, volpe, marmotta o brunetta. Secondo alcuni il fazio è anche in odore di santità. Quando giunse nel parco, infatti, l'acquario conteneva un solo pesce. Fu proprio allora che il fazio, davanti alla folla acclamante, effettuò la moltiplicazione dei pesci. Sì, e i pani? No, i pani con l'umido si raffermano. No, vabbè, non c'è allora... da fare, no, mi dispiace. No, Giulio Serenghi, Massimo Lopez!